Buonasera. Eccoci, ciao carissima, con Maria Cristina Ciampi, sei arrivata sì, proprio eccomi. Alla fine. Aspetta che abbasso un pochino anche il mio leggio, così ecco, mi si vede. Aspetta troppo. Perfetto. Ecco qua. Allora, ciao Maria Cristina, benvenuta. Grazie dell'invito, è un onore parlare con lei, perché non ci eravamo mai parlate. No, non ci siamo mai parlate, ma pensa, no, beh, allora... Ci siamo scritte. Siamo solo scritte, bene, allora benvenuta, perché è bellissima la tua partecipazione al concorso con questa... Grazie. Mia telefono, sei stata ribattezzata nella giuria quando parlavamo di te. E abbiamo detto sì, la Mimì al telefono l'abbiamo bene. Sì. Allora, salutiamo oltre a Maria Cristina Ciampi, che è qui in diretta con noi e con voi a casa. Da dove ci stai chiamando adesso, cara? Io sono a Milano, dove vivo. Sì, sono, bene, allora, sono qua. Sì. Allora, sì, cara, salutiamo un po' degli ospiti, scorro indietro. Pace Carmela, Opera Lirica Fanpage, Roby, sempre un'altra persona che non so, adesso non so aprire, poi ho paura di fare confusione. Poi Carmela Lucia, cara, che aveva chiesto anche di partecipare, però non ti posso far accedere. Perché... No, ma credo che abbia sbagliato, sì. Ha sbagliato? Sì. È mamma? No, è mia zia. È la zia, vedi, avevo... Sì. Ciao zia. Ciao zia, ciao Carmela, la zia. E Donatina Lucia, lei è mia mamma. Donatina Lucia è la mamma? Sì, è mia madre. Ciao mamma. Si chiama Donatina o Lucia o due nomi insieme? No, Lucia è il cognome, mentre Donatina è il nome. Sì. È il nome. Bene, avrei ovviamente immaginato il contrario, piuttosto originale questo nome. Poi Iodice Marta, ciao tesoro, Medi Fofana. Poi Campi Rachel, Passione Opera 75, Viviana Dallora, ciao a tutti, Euripides Valiotis, quindi dalla Grecia, Frabis, Vivinei e Angelo Caprara Tenor, ancora abbiamo ospite anche il nostro tenore, il giovanissimo Angelo, 19 anni, terzo premio. E Goran von Karkin dalla Bosnia, caro, ciao, Kakosi, non lo so se funziona Kakosi in bosniaco, ma potrebbe suonare vagamente, Kakosi, Medi Fofana, Eve Blue Eye Soprano, il nostro primo premio, Lorenzo Ciampi, anche mi sa che avete qualche parente. Mio fratello. Ah, il fratello, brother. Sì. La famiglia c'è, insomma, per anche se a distanza c'è, sì. Maria Elena Pepi, Teatro alla Gioia, Karlskoch, ora partecipa Roby da Firenze, Vera Gerometta da Anduins, nella mia vicina di casa di Anduins praticamente, e poi N. Picco, salutiamo Antonino Giacobbe, anche il nostro secondo premio, N. Picco, ecco, dopo ne salutiamo, Laura Cruz, Vito Claps,
quindi anche persone dalla Spagna, Silvia Valente, anche una concorrente dalla Calabria, Westil Chang, ciao carissimo, Alberto Penati, anche Elisabetta Inars, Dottir Soprano, difficile questo un po' da leggere, Sara, bene, questa sarà una, si chiama Sara, bene, allora, veniamo a noi carissima, abbiamo fatto sentire il sottofondo, la sigla della tua esecuzione di Sì, mi chiamano Mimì, con l'aria con la quale hai partecipato appunto al concorso, ed è stata una bellissima interpretazione perché vocalmente molto molto fresca, molto semplice, come dovrebbe essere appunto l'intonazione degli accenti di Mimì, e anche molto originale, perché adesso tutti quanti vorremmo un po' capire questo video. Intanto, per onestà, dovresti dividere in tre la tua menzione, perché hai avuto due attori, sì. Anzi, devo dire, vabbè, uno, non lo so, è il tuo fidanzato, tuo amico di compagno. È mio fratello. Sì, la parte perché un fratello vive con me in questo momento, in realtà viviamo tutti e tre assieme, siamo tre fratelli, però il più piccolo è a casa, è a Potenza, poiché appunto le università sono state chiuse già da febbraio, per cui lui è andato a casa, mentre noi due più grandi siamo rimasti a Milano. E quindi lui mi ha aiutato volentieri nella realizzazione. Rodolfo, ecco. Esatto. E quindi tuo fratello, che si chiama, lo salutiamo così. Carlo, che mi segue anche dall'altra stanza. Ciao Carlo. Ciao Carlo. È più grande di te, più piccolo? Sono tutti e due più piccoli, io sono la più grande. In particolare Carlo ha 4 anni meno di me, quindi ha 27 anni, io ne ho 31. Sì. E quindi abitate insieme qui a Milano per studio oppure siete per lavoro? Come siete? Essere venuta a Milano per te, così, i motivi e che cosa significa, avendo lasciato Potenza? Sì, io vivo a Milano da 8 anni e sono venuta qui per continuare gli studi di canto dopo il diploma in conservatorio. Mi sono diplomata quando avevo 23 anni a Potenza e dopodiché ho seguito il mio maestro, che per un periodo appunto è stato il maestro Roberto Coviello, che è stato appunto un grandissimo baritono e siamo conterranei. Io l'ho conosciuto a Potenza durante una masterclass e dunque ho deciso, insomma, mi piaceva molto il suo modo di insegnare, quello che, insomma, che insegnava, e dunque ho deciso di venire qua a Milano e mi sono iscritta. Sì, e poi sì, sono rimasta qua. Sì, adesso diciamo canto, lavoro, sì, con il canto e anche, insomma, altro insegno. Sempre canto, insegni musica, sempre nella stessa... Allora, insegno canto a dei corsi serali in conservatorio qua a Milano per adulti, sì, mentre insegno, diciamo, a scuola media insegno sarei di musica, ma in generale cerco sempre, finora ci sono riuscita in questi anni, di prendere il posto di sostegno per preservare la voce. Perché parlando tanto, soprattutto gli insegnanti di musica, appunto, che devono parlare a una classe, ovviamente il tono di voce è alto e parlare per 3-4 ore al giorno poi diventa, diciamo, sacrificante per chi poi deve tornare a casa e deve fare altre 3-4 ore magari di studio di canto. E quindi per questo. Certo. Allora, quindi tuo fratello Paolo, scusami adesso, Carlo. Sì. Carlo ha recitato il ruolo di Rodolfo e lo ringraziamo, sì, quindi per aver collaborato alla tua regia. E siamo tutti curiosi. Allora, io sono riuscita a decodificare la lettera perché mi sono messa lì, ho aperto tutto, ho letto, sì. Ho sgranato gli occhi per riuscire a leggere bene il testo della lettera e mi ha divertito, insomma, divertito nella tragedia, certo, illustrata. Sì, infatti, non era quello lo scopo. Ecco, ci vuoi leggere? Invece molte persone mi hanno detto, ma cosa c'è scritto su questa lettera? Lo possiamo immaginare, ma in realtà non riusciamo a vederlo, questo dipende anche
dalla linea che uno ha a casa oppure dal tipo di computer, di risoluzione, sì, infatti. device. Ecco. Allora, ci puoi dire finalmente che cosa è scritto nel bigliettino che Sì. Rodolfo trova sullo zerbino della sua porta d'ingresso? Svelo l'arcano. Dunque ho scritto: Gentile Rodolfo, sono la sua vicina di casa. Mi chiedevo se diceva: Sono la sua vicina di casa. Abbiamo scambiato due parole dalla finestra ieri sera, una cosa del genere. Perché ovviamente in tempo di Covid le persone si vedono, si conoscono anche attraverso le finestre. Magari noi non sappiamo chi è il nostro vicino di casa, l'abbiamo conosciuto in questo periodo. E poi diceva: mi chiedevo se potesse aiutarmi con la spesa perché le consegne in questo periodo hanno tempi biblici ed io non posso uscire di casa perché ho una malattia respiratoria. E poi ho detto: non si tratta di Covid, stia tranquillo, non sono infetta, ma sono tisica. Sì, questo era. Sì. Non belle, purtroppo, come No, sempre, un fattore sì, voleva essere un minimi. po', sì, originale. E Sì. quindi hai, insomma, ti sei inserita, sei partita dal quotidiano e ti sei inserita nella storia di Mimì, nella storia che ci ha Esattamente. raccontato Puccini. Però è interessante che sei partita dal quotidiano, cioè appunto citando il fatto che ci siamo conosciuti ieri dal balcone, non ho il Covid, ma in realtà ho soltanto la Ho solo la tisi. tisi, infatti. Insomma, beh, in effetti c'è una certa differenza perché ecco, il decorso è un po' Certo. diverso. E poi come concludevi questa lettera? Cioè, come da questa lettera, che è, diciamo così, il prologo, come Ah, se sia sì. arrivata una telefonata praticamente? Sì, perché ho scritto, le lascio il mio numero di telefono e quindi ho scritto un numero, ho scritto 12345678890 e quindi da questo numero lui poi sicuramente mi ha L'hai agganciata. telefonata. Esatto. Ho trovato il modo anche da casa di agganciarlo, sì. Di accalappiare questo Rodolfo un poco sveglio anche Esatto. nella storia di Bohème. Devo dirti che anch'io mi diverto sempre a immaginare che la Mimì era lì che aspettava il momento buono, Già. quando Rodolfo si sarebbe trovato solo nella sua soffitta per tirare, con la scusa della candela, con la scusa della luce, riuscire finalmente ad attaccare un bottone con molto garbo, però insomma il primo Sì. passo l'ha fatto lei anche nella storia di Puccini. E quindi bene, è stato molto divertente questo come prologo. E dopo, nel corso dell'esecuzione dell'aria, hai avuto un altro partner, una spalla, devo dire, che io proporrei per il premio speciale, il premio speciale, la categoria Certo. speciale a quattro zampe, dato che io sono una grande animalista e abbiamo un sacco di creature adottate. Il Ah, premio ecco. speciale per la creatura a quattro zampe, secondo me, lo dovremmo anche inserire. Sì, è per Remi. Si chiama Remi. Remy, quindi Remi. Remy, ok. Sì, è molto evocativo questo nome, ha diversi significati, sì. Ed è il tuo cagnolino, immagino, il tuo Sì. che Sì, vive con te, vive con voi, vive con me. Milano. Sì, vive con noi, però è mio. Sì. Beh, ha recitato benissimo, cioè era in Sì, ha parte. recitato benissimo. Lui in realtà è molto dolce, è un cane dolcissimo, docile. Veramente io forse l'ho abituato sin da piccolo, vabbè, adesso ha quasi 2 anni, l'ho preso che aveva 4 mesi. Subito, insomma, ho fatto dei vocalizzi davanti a lui appena preso il primo giorno. Lui è rimasto un po' scioccato, ma dopo quel momento, ogni volta che io canto, lui è ai miei piedi, sdraiato, o dorme o sta tranquillo, quindi comunque mi ascolta e sta con me. E vuol dire che Sì. la voce è bella, perché gli animali vengono, come anche i Grazie. bambini piccolissimi, vengono attratti dai suoni modulati bene, dai suoni gradevoli, e vengono, poi dopo un po' magari si stufano pure loro. Certo, sì, infatti come ha fatto nel video, a un certo punto si è messo a dormire proprio da un'altra parte. Però sono assolutamente convinta che quando si riesce a catturare l'attenzione,
10 minuti, 15, ovviamente non può durare tantissimo, degli animali e dei bambini molto piccoli, quelli, non so, 6 mesi, 8 mesi, 10, un anno così, quindi che hanno ancora strumenti cognitivi assolutamente molto, molto essenziali, Naturali, sì. e vuol dire che c'è qualcosa di interessante nella voce, c'è qualche vibrazione interiore che colpisce e che mantiene un filo, insomma, in qualche modo immateriale, ecco, con queste creature. Bene, sono d'accordo. Bene. Comunque, se volete, ve lo faccio vedere oggi perché, come al solito, è attaccato a me. Quindi è qua. Allora, fatti vedere, Quindi è. mamma mia. Adorino. Remy! Sì, Sì, è grande quanto lo schermo, ma amore. è adorabile. Fatti vedere. E lui che voce ha? Tipo baritono, tenore? No, è Sappi fare? tenore, sì. È tenore, ha una Amore. voce molto squillante, sì. Amore, Però abbaia Rossiniano. poco. Tenore rossiniano. Sì, esatto. Ciao, Eccolo qua. Ciao. cucciolo, è bellissimo. Grazie, sì. No, grazie perché io adoro le creature a quattro zampe e beh, spero anche tutto il pubblico di solito che ama Sì. l'arte, ama gli animali, ama insomma questi doni della vita. Assolutamente, così. E quindi siamo contentissimi. Ecco, è passato mio marito, che ovviamente è lì con lui. Ciao tesoro, lo saluto. Una volta gli facciamo fare una diretta anche a lui. Quindi ecco, abbiamo ascoltato questa Mimì che ha interpretato molto bene e è cominciato già il progetto del secondo video che andrà poi trasmesso appunto alla televisione. E su che cosa ti piacerebbe lavorare? Come vorresti proporti quindi al pubblico per il tuo secondo video, che è una sorta di video premio? Sì, io diciamo dovendo collata a quello, abbastanza diciamo virtuosistici oppure comunque sì, esatto, magari tecnicamente un po' più complicati, complessi, magari richiedono anche un'intesa con il pianista, con chi suona, con la musica, no? Anche delle libertà. Quindi avevo proposto la secondaria di Mimì, avendo interpretato la prima, oppure l'aria della contessa con il recitativo e l'aria, dove sono i bei momenti, dalle nozze di Figaro. Sì, poi. Anche l'altra, sì, anche Porgi Amor, molto bella. Diciamo che sono i ruoli che più si confanno a me. Poi, diciamo, quello che io canto di solito, che porto alle audizioni, ai concorsi, concerne anche Je veux vivre, magari, appunto Romeo e Giulietta di Gounod. Sì, oppure, vabbè, diciamo, la classica Liu, Micaela, dunque questo è il mio repertorio. Accennare qualcosa così cominciamo a fare un sondaggio nel pubblico su quale potrebbe essere l'aria più insomma che più Donne. coglie il favore del pubblico perché queste sono esecuzioni che poi sono rivolte proprio a chi andrà a guardare e ascoltare il tuo video, no? Bisogna appunto Certo, sì. considerare anche Anche il loro quello che gusto, sarà ovviamente. il tuo piacere di cantare, di interpretare, ma è chiaramente anche il piacere di chi poi ascolterà e guarderà. Ci vuoi far Sì. sentire qualche passaggio, qualche Sì, frase in realtà per oggi, visto che me l'aveva chiesto, ho preparato già qualcosa ovviamente, avevo preparato un pezzetto della prima aria della Traviata, la parte cantabile, perché Traviata, diciamo, è uno dei ruoli che eseguo, diciamo, più spesso, mi è capitato e, diciamo, Bene, l'ultima bene. volta, sì, dovevo eseguirla adesso il 29 di marzo a Ci sentite? Magenta. È Sì. molto interessante, ovviamente questo è un Sì. ruolo che insomma, è un'aria che viene molto molto amata. Purtroppo, diciamo, nel concorso abbiamo il vincolo di non superare i 6 minuti e 30 qualcosa secondi. In bando era Sì. scritto 6 minuti con un minimo di secondi di tolleranza.
perché c'era un problema a gestire il peso dei file che arrivavano, non vi dico, ho fatto delle notte. Certo, ma diciamo che Traviata l'ho un po' esclusa, sempre per il motivo che dicevo prima, come joie vivre, perché avrei bisogno proprio di qualcuno che mi servisse un po' di più, non come una, non una base, e per questo che io l'avevo esclusa. Sì, sentiamo un po'. Dai. Devo tenere le cuffiette? Sì. Ma senti, proviamo senza, se ti allontani leggermente dal video, io non parlo, perché il problema è quando si parla, non lo so perché, mettendo le cuffiette tutto si risolve, ma io sto zitta. Oppure provo con le cuffiette, provo? Io non parlo, mentre tu canti evidentemente. Va bene, vai. Dunque, ok. Grazie, grazie carissima. Beh, quasi, quasi tutta la cavatina ci hai eseguita. Grazie. Ti ringrazio. Grazie. Poi è difficile da eseguire per l'intonazione, perché è cappella. Sì. Ma magari ci possiamo organizzare, non con te ovviamente, adesso è un po' troppo tardi, però da domani chi sarà partecipe, insomma, potete anche organizzarvi di avere un minimo di base per poter avere un riferimento armonico quantomeno, sì. No? Sì, bene. Sì, no, infatti, però sì, non sono riuscita a trovarla di questo pezzo e come piaceva a me, ecco, per cui... questa era Maria Cristina Ciampi che ci ha eseguito un ampio passaggio della Traviata di A Forse Lui. Allora, salutiamo ancora un po' di gente, è entrata tantissima gente già, perché io non mi ricordavo che oggi sarebbe la festa dei lavoratori, e quindi siccome la festa dei lavoratori lavoriamo, giustamente, perché il lavoro si festeggia lavorando, soprattutto in questo periodo, con il piacere assolutamente, di fare il lavoro che si ama tanto. Ecco, allora, così. Salutiamo un pochino di persone, vado all'indietro. Anna Geremia, ciao carissima, ci manda un cuore. Karlsk, Francio Canta che dice ciao Fiorenza, ciao Carlo, con tante note. Voce importante, dice Roby. Roby, carissimo, Roberto Graziani. Grazie. È un appassionato di opera che ha ascoltato dalla Callas, secondo me li ha sentiti tutti, forse anche prima. Roby, dimmi chi è stato il primo diciamo, grande amore del teatro, che quando sei stato la prima volta a teatro, chi c'era, che cantava, che ti è rimasto più impresso, diciamo, anche non protagonisti. Paolo Bello Fatto, Paola Bello. Paola, sì, poi infatti, Chris, una mia amica. Mary, sei stata brava, visto che hanno fatto i complimenti. Grazie. De Valerio, lo salutiamo. Tantissime persone oggi, veramente mi fa molto piacere. Hai una grande audience.
Sì, arriviamo, tante persone che mi vogliono bene. Jordi Pujal, agente di Barcellona, un giovane agente, Uliana Kinash, che anche è stata un premio speciale, Carmela Pace, Roby Lei la Genser. Aikut, ben, sì, no. Viviana Dallora, Misha Sheshabarize, ciao caro Carse, Guido Martinato, Euripides Valiotis, che ti dice brava. Grazie. E poi Francio Canta, Viviana Dellora, Paolo Vera, e Franca Ballarò o Ballaro, Maria Silvana, Marco Pucci Catena, che saluto, un regista, Maria Silvana, Rosa Lovallo, Miller Maria, lei anche è stata una che ha partecipato, Miller Maria, sì, mi ricordo, non mi ricordo che aria ha cantato, di Abi Francesco, ieri ci siamo inoltrati nelle tematiche pasoliniane, credo che fosse lui, Carnucci Ciodario, Renata Lamanda, anche una collega, Emilia Minic, anche una collega, mi sembra un mezzo-soprano, però adesso potrei sbagliarmi, Lip Francis, Massaia Ezio, Chloe Cian, ciao Chloe, Madi Fofana, Roby, pensa, Coviello è stato bravissimo, l'ho conosciuto, Roby dice che ha conosciuto, beh certo, maestro Coviello, sì. Euripides Valiotis, ho visto la tua partecipazione alla opera Norma, la TV greca, lei era splendida, penso questo che parli di me, penso, non credo, tu non so se hai cantato già Norma. No, parla di lei sicuro, non avevo dubbi. Fabio, che invece è Fabio, l'abbiamo capito ieri, Paola Nana, anche lo conosco, Edoardo Sant'Anna Baritono, Fabiola Amatore, tantissimi, Fabio Francese, tenore concorrente, e Luca Nicoli, insomma tantissimi. Saluto Vera Gerometta, di nuovo saluto tutto il mio paese in Friuli, in Val d'Arzino, è una valle magnifica. Ah, il fiume ha colore di questo wow, di questa, stupendo, e anche il colore un po' del tuo fondale, dei colori magnifici. Sul verde, wow. Verde smeraldo, veramente un'acqua che si può praticamente bere dal torrente direttamente, almeno spero, cioè, quando ero bambino andavo a nuotare un sacco di bevute e non... Non è mai successo nulla, quindi... ecco, allora, certo anche la Traviata potrebbe essere un'idea per il video, il secondo, il gioco del video, Pugati. Sì. Ne parleremo, ovviamente dobbiamo avere una... Non possiamo avere doppione, adesso vediamo anche le altre soprano. Che certo, sì, infatti. Benissimo. E ti posso chiedere la tua età, cara, oppure vuoi... Sì, ho 31 anni, sì. Dai, insomma, è un'età assolutamente apprezzabile, non ci mancherebbe altro, scherzi. Tra l'altro adesso anche tutti i concorsi di canto hanno alzato il limite d'età, insomma. Sì, infatti. Per i soprani. Diciamo che sì, il percorso comunque è sempre molto tortuoso. Spesso ci si trova a cambiare repertorio, ci si trova a cambiare tecnica e quindi diciamo non è semplice imboccare la strada giusta al primo colpo. Io mi sono diplomata cantando Lucia di Lammermoor e quindi diciamo avevo molta naturalità su acuti, sovracuti, però non avevo una tecnica, cantavo diciamo con la mia natura. A poi... quanti anni è stato l'impostazione? No, ti sei diplomata, hai detto a 23. Sì, ho cominciato a 15. Quindi comunque sì, ero giovanissima, per cui ovviamente la voce era una voce molto duttile. Sì, esatto. Sì, perché in realtà la voce segue lo sviluppo di tutto quanto l'organismo, per cui è così, nel senso che una voce che inizia, ovviamente essendo molto verde, è molto flessibile, però sopporta poco il peso, no, del legato sostenuto. E molte volte ha un'estensione leggera ma facile in acuto e sovracuto e io insomma, secondo me la voce ogni 10 anni ha un cambiamento importante normale, certo se i cambiamenti sono che nel giro di 10 anni mi passi da Lucia a Lady Macbeth, no certo ovviamente no, sì. Anche se certamente ci sono dei soprani drammatici che possono cantare Lucia perché hanno un'estensione drammatica che sale molto in sovracuto,
e quindi poter essere contemporaneamente i due ruoli questi. Però considerato anche che comunque nei nostri tempi, nel nostro periodo, le Lucie sono più affidate a voci più leggere rispetto al soprano drammatico coloratura, quindi di solito è un lirico leggero, sì, o massimo lirico drammatico di coloratura, mentre invece Lady Macbeth dovrebbe essere un soprano drammatico proprio, anzi anche qualche mezzo soprano acuto l'ha affrontato, no? Voci insomma falcon fra soprano e mezzo soprano. E, sì, e quindi è normale che la voce cambia, e anche il repertorio e anche certi accorgimenti tecnici vanno modificati. Assolutamente, sì. Infatti, sì, mi sono proprio resa conto che lavorando sulla voce, la quadratura del cerchio si trova a un certo punto, però è proprio la voce che poi cambia, e quindi ci vuole un altro, sì, un altro rodaggio, un altro settaggio. Aggiornata. Assolutamente. Aggiornata, sì, serenamente, perché alcuni, sì, contrastano, diciamo, mi trovo le volte ad insegnare a cantanti che chiedono, sì, la consulenza, chiedono proprio di lavorare nel contesto del cambio di repertorio, e di solito succede intorno ai 30, intorno ai 40, intorno ai 50, diciamo, poi ecco, dopo che ovviamente si assesta. Alle volte mi trovo di fronte proprio a una resistenza psicologica nel dire: ma io questi suoni li facevo così. Io dico: sì, però quando li facevi così? Ecco. Sì, avevo 15 anni fa. Purtroppo la voce non torna indietro, come tutte le cose, no? come i capelli, con i capelli bianchi, le rughe, tutto quanto. Quindi bisogna assecondare la maturazione normale, sì, la parabola normale della vocalità, cambiando intelligentemente il repertorio e anche adottando certi proprio a cambiamenti di impostazione tecnica per consentire. Sì, ecco, quindi sì, infatti. Quindi secondo lei, adesso le faccio questa domanda, il mio repertorio è giusto o secondo lei andrebbe modificato? Io mi reputo un lirico puro, senza... cioè non sono un drammatico, non sono uno spinto, ecco, però già che ci siamo. Allora, guarda, per darti una risposta sensata, con le adeguate riflessioni, dovrei sentirti su più, con dei tempi di esecuzione decisamente più lunghi, perché io ho sentito, certo, un'aria di te, un'aria di 5 minuti, e adesso, sì, ho sentito un passaggio di 2 minuti, quindi sarei veramente una sciagurata se ti dissi. Effettivamente, vabbè. Dovrei sentire intanto il tetto dei sovracuti, perché sia in Mimì che in questi passaggi che mi hai eseguito non sei mai salita oltre alla sì, finora ti ho sentito fino alla naturale, quindi esatto, quello che importa veramente per capire che tipo di repertorio si può realisticamente sostenere sono proprio le note che vanno sopra là, se ci sono e come sono. Dopo si può cominciare a riflettere, ovviamente anche in relazione a quello che è il volume di una voce, e in un contesto di ascolto internet il volume si può giudicare solo relativo, sì, diciamo, ecco, nel momento in cui sento una registrazione fatta in un ambiente acustico dove c'è un'orchestra, dove c'è un pianoforte, posso avere un'idea del bilanciamento fra la tua voce, quanto passa rispetto al pianoforte, quanto passa rispetto a un'orchestra, e quindi ci si fa un'idea, però deve essere, la presa di suono deve essere equidistante per tutti, perché invece molte volte, diciamo, c'è un microfono vicino al cantante e quindi il bilanciamento non è quello del... Non è reale, sì, certo, non ho infatti. E quindi dovrei sentire tutte queste cose qui, certo, sicuramente non più leggera di un lirico, questo non mi sembra, potrebbe essere un lirico che tende a un po' di più, quello che viene definito grand lyrique in francese. In italiano non abbiamo un termine più elegante che lirico abbondante, ecco. Sì, bellissimo, però rende l'idea, sì. E poi, ma non certo, poi insomma sarebbe anche abbastanza compatibile, sì, con la tua età e con il tuo percorso, sì, di... sì, ci risentiremo, se no, un'opinione sensata te la assolutamente posso... assolutamente, sì, sì, ho colto questa occasione così, ma sì, bene, grazie. Allora, e quindi adesso torniamo un po' alle tue cose, diciamo, la tua famiglia. Ci sono altri musicisti, altri artisti nella tua famiglia, o sei l'unica, oppure appassionati anche?
Sì, allora mio padre ha fatto studi in conservatorio, lui è un baritono, però non ha mai esercitato la professione di baritono, ha sempre, diciamo, cantato in diversi cori, sia amatoriali sia professionali, però poi comunque ha fatto un altro lavoro. Sì, lui è un tecnico alla RAI di Potenza, alla sede appunto della RAI della Basilicata. Quindi ha fatto una scelta di vita, ha fatto un altro lavoro, ecco. Però ci ha sempre trasmesso questa sua passione per la musica. Lui poi è poliedrico perché suona la chitarra, perché la chitarra è stata proprio il suo primo amore. Lui in conservatorio ha cominciato con la chitarra, poi insomma pian piano ha scoperto la passione per il canto. E sì, suona il pianoforte, suona la fisarmonica, diciamo, lui è proprio un musicista tutto tondo. E sì, ce l'ha fatta amare lui, la musica, l'opera. La prima opera l'ho vista con lui, ho visto un Rigoletto a Potenza e avevo 9 anni. Infatti a metà mi sono addormentata. Però non diciamo che cantava perché mi sa che non era il massimo, non lo non me lo diciamo. ricordo neanche. Però avevo 9 anni, era la mia prima esperienza, quindi Scherzo. però ho un bellissimo ricordo di quello spettacolo, almeno la parte che ho visto. È questo, diciamo, la passione è nata da parte sua, ecco, sì. Bene, e i tuoi fratelli invece non, diciamo, non hanno ereditato questa passione oppure anche. Un po', nel senso che loro si sono avviati allo studio della musica, entrambi, uno ha cominciato col pianoforte, l'altro con il clarinetto, però a metà poi del percorso hanno lasciato per appunto altri interessi. Infatti uno studia ingegneria, l'altro è fisioterapista, quindi proprio diciamo altri settori, sì, infatti. Diciamo che avete tante professionalità in famiglia, il che non guasta. Abbastanza, sì. La mia La mamma. mamma, lei è un'impiegata e diciamo ci ha trasmesso l'amore per tutto quello che facciamo. Lei è una persona che è stata sempre molto positiva e ci ha sempre invogliato a seguire i nostri desideri, i nostri sogni. È chiaro che, diciamo, una vita, diciamo, dedicata ai sogni non è una vita proprio da sogno, almeno all'inizio. E quindi comunque, cioè, ci ha, diciamo, educati anche al lavoro, al sacrificio, a tutto quello Piedi per che. terra, la testa non vuole Assolutamente. mai piedi per terra. Perfetto, sì, questa è la sua filosofia. E lei mi ha Bene. dato altre passioni, come per esempio la cucina, che in questi giorni ho messo, diciamo, di nuovo in campo. Qualche cosa della Sì. cucina potentina, si dice? Sì, Scusa, potentina, sì. potentina, è il tipico, cioè il piatto pasquale, immagino sarà l'agnello, cioè Sì, questo sì è il piatto l'agnello. pasquale. Esatto, agnello con le patate. No, questa non ho. Non si fa, no, No, scusi. non si fa, effettivamente è poco. Sì, assolutamente. Non Sì, è etico. animal friendly. No, però sì, diciamo Parlaci questo dei piatto. dolci, non andiamo sulla Sì. carne, per cortesia, dai. No, diciamo il piatto proprio tipico nostro è il baccalà con i peperoni essiccati, detti cruschi, perché sono croccanti. Sì, questi peperoni vengono prima essiccati e poi fritti, e con quest'olio si condisce poi Il il sugo del baccalà baccalà. E lessato. sono Sì. piccanti, immagino. No, sono dolci, sì. Quindi anche i bambini vanno ghiotti, sembrano quasi patatine poi alla fine, perché Buonissimi. sono croccanti. Sì, sono Ma sono quelli buonissimi. verdi, verdi a cono, tipo così? No, sono rossi. Rossi, Sono quindi quelli con rossi, quattro lobi, tipo. lunghi ed essiccati, sono molto particolari. Infatti Quindi, ma crescono. cioè, con la forma del peperoncino napoletano, quello insomma di cono. Esatto, però molto Quindi molto proprio lunghi. hanno Sì. Esatto, tipo 10-15 centimetri di lunghezza. Ah, ho capito, sono rosso quelli. scuro, rosso quasi, rosso proprio intenso, carminio. Bordeaux, sì. Ma bene, no, la prossima volta che vado, perché a me piace insomma un po' sperimentare anche le Provare, cose. E quindi certo. li friggete in olio d'oliva, immagino, Sì, e li olio mangiate. d'oliva. Sì, e li mangiamo perché poi una volta fritti e una volta, diciamo, raffreddati, diventano proprio croccanti. Quanto Quindi si peperoncino può salano. capire?
hanno poca acqua, a differenza di quelli gialli che insomma, più sì. acqua. Perché si mettono ad essiccare al sole, quando poi vengono raccolti si mettono ad essiccare al sole per mesi. Ma quindi aspetta che ho saltato un passato, prima si seccano e poi si friggono. Vabbè, sì, allora, grazie che diventano così. No, ma sono io che non mi sono espressa bene. Oh, ma anch'io furba, infatti, cioè, il peperone fritto diventa sempre un po', insomma... Cioè, sì, certo, morbido, sì, proprio sì. Piccolini che rimangono un po' più asciutti, gli altri diventano un po'... Va bene, sì. Allora abbiamo capito. C'è cioè, questa procedura di essiccaggio. Cruccioli, come si chiamano? Cruschi, nel senso croccanti. Cruschi, sì. Lì dovremo provare. Bene, abbiamo parlato anche della tradizione potentina pasquale, poi avete anche un dolce che somiglia alla pastiera o avete altri dolci di Pasqua? No, noi facciamo la pastiera, in famiglia si fa la pastiera, infatti quest'anno ho fatto la pastiera da sola, in videochiamata con mia madre, e quindi l'abbiamo fatta assieme, lei da Potenza, io qui a Milano. Ovviamente gli ingredienti sono tutt'altri qua, però sì. Ah, ci sono tantissime persone del sud che sono rimaste, fra l'altro, a Milano, ovviamente, Pasqua. E in base un po' ai quartieri vedo che si trovano certi prodotti in altri introvabili, tipo, non so, la ricotta di pecora che ecco. È stata cattata. Ci sono dei quartieri di Milano dove nei vari supermercati la trovi, in altri dove, perché poi ci sono anche così antropologicamente i quartieri sono un po', hanno un po' dei nuclei. Delle loro caratteristiche, come in altri quartieri magari si trovano tante cose esotiche, in altri quelli della cucina sudamericana, e ovviamente la clientela condiziona anche la merce che poi viene venduta. Certo. Ah, Cristina Ferrari, è arrivata Cristina Ferrari, la nostra giurata, direttrice della Fondazione Teatri di Piacenza, che ha confermato con grande entusiasmo l'adesione anche alla seconda edizione. Grazie Cristina, grazie anche di essere apparsa nella nostra diretta, un saluto affettuosissimo. Abbiamo sempre molti giurati che partecipano a queste dirette, anche per conoscervi meglio, per capire di là della vostra molto voce, bello, interessante, i vostri percorsi, la vostra personalità. E io ero un po' curiosa, dato che mi hai parlato più volte, hai citato la Juliette di Romeo e Juliette di Gounod. Sì. Volevo sentirti un po' su qualche passaggio di coloratura, così non è preparata questa. Non è preparata? Aiuto! No, non mi sono preparata. Qualche volatina per sentire la voce come risponde. Sì. Se ti vengono. Posso fare anche un vocalizzo? Sì, delle volatine, delle scale, insomma, le roulade. Sì. Queste roulade così, se ti prendi qualcosa che ti... Perché è un la, mi sembra che è un la. Oddio, adesso mi muovo. Sì, infatti. Beh, l'abbiamo sentito. Anche il sovrappunto era veramente molto, molto pulito, molto, molto timbrato, quindi una voce che sicuramente regge anche la scrittura più drammatica, non solo la scrittura leggera. Sì, decisamente, almeno sentito così, sì. È un pochino, sì, la mia voce è duttile, poi sì, magari effettivamente sentita dal vivo, secondo me sono un po' più, cioè sono lirica, non sono tanto drammatica, mi piacerebbe molto, ma... Ah, perché sempre l'erba del vicino sempre più verde. È vero. Tu pensa che una volta, adesso questo veramente la devo citare, perché ogni tanto mi dicono, ma qualche storia di carriera, di vita vissuta. Allora, una volta facevo una produzione, non dico la produzione perché sennò capiscono tutti di che tenore sto parlando, un tenore drammatico... Quindi diciamo il top delle uno sogna, no? Cosa vuoi che sogni sia per un fatto Otello. Di repertorio, perché non dico l'opera, sia per un fatto di repertorio che per un fatto anche perché no, economico, perché mi va certo. Per non è drammatico, ha un attimino meno, la strada è un attimino meno in salita, almeno nella carriera, poi è molto in salita perché il tenore drammatico è una voce che per essere educata richiede veramente una pazienza, una forza di volontà come poche, come diceva Mario Del Monaco, piccole voci, piccoli problemi, grandi voci, grandi problemi. Insomma, questo tenore era anche abbastanza giovane, drammatico, con il do
Qui dopo dicevi, mamma mia, aspetta che non mi metto a tiro, perché sennò mi perfora il timpano. Caspita. E insomma, parlando un giorno, più del meno, complimenti, perché risolveva benissimo la parte, e lui mi disse, sì, ma io nella mia vita sogno di essere baritono. Così, ma... Scusa, ma uno di quelli che canta i ruoli impossibili, Turandot, Otello, Trovatore, che comunque aveva anche il Do, insomma queste cose, veramente Andrea Chenier, e mi dici sogno di essere, nella vita sogno di essere baritono. Non lo so perché, se è stato quello che lui sognava di essere baritono o altre cose, tempo, 5 anni è sparito. È stata una cosa un po' scioccante per me, ho detto ma veramente l'erba del vicino è sempre più verde, cioè io... che da quando studiavo, che ero una voce falcon fra il soprano e il mezzo, sognavo di essere un mezzo, perché dici, beh, è una carriera meno complicata di quella di fare il soprano, anche perché poi tutte queste femme fatale, queste donne molto sensuali, molto, dici che bello, Carmen, Dalila, tutti questi personaggi, no, Amneris, e poi il tenore che sogna di essere un baritono, il baritono sogna di essere un basso, il leggero che sogna di essere spinto, lo spinto sogna di essere drammatico. Insomma, per chi ha i neri li sogna biondi, che ce li ha ricci li sogna lisci, ci buttiamo giù da soli. No, ma infatti sì, no, nel senso che forse come ruoli, come passione mi rispecchio di più nei ruoli più drammatici, e, insomma, i miei insegnanti l'hanno sempre saputo, però mi hanno sempre un po' frenata, perché non si fa, bisogna cantare. Bisogna amare il proprio strumento, perché se lo ami darà il meglio e tu sarai contenta. Invece sentirsi sempre con quella sorta di piccolo complesso di mi manca un pezzettino ti renderà sempre un po' ansiosa. Bene, abbiamo sentito le roulade. Io ho ricevuto adesso una chiamata dall'avvocato Michele Lai, che oltre ad essere nostro giurato è avvocato esperto in diritto dello spettacolo e spettacolo dal vivo, serve. E diritto d'autore, quindi è il, come dire, salvagente di tante situazioni, non solo per i cantanti ma anche per i teatri, perché è una persona estremamente equilibrata, oltre ad essere un musicista, perché è un pianista e quindi fa parte della nostra giuria e farà parte anche il prossimo anno. Mi sta chiamando perché abbiamo alcune cose da chiarire. D'accordo. Per il concorso del prossimo anno, che vi ricordo, le iscrizioni partiranno da settembre, però voi potete cominciare già, adesso poi Cristina tu vedrai se hai piacere di rifarlo per qualche altra categoria, perché ci saranno operetta, leader, musical classico, ho dimenticato qualcosa, Zarzuela, l'opera tipicamente... Da camera spagnola. Sì. No, è opera proprio lirica, anzi ci sono dei ruoli, qualcuno pensa che sia solo comica, no, ci sono anche delle opere o delle Zarzuela tragicissime, proprio modello Puccini, tutti morti alla fine, e poi ci sono, ha avuto un'evoluzione storica, le prime Zarzuela credo siano addirittura del 600-700, quindi c'è il genere buffo, c'è il genere farsa, c'è il genere verista della Zarzuela, c'è il genere coloratura, quindi con delle cose impervie, perché poi i soprani di coloratura spagnoli tipicamente sono molto, molto agili, molto interessante, il tutto in lingua spagnola, giustamente, certo, anche originale. Quindi le iscrizioni per il prossimo concorso si apriranno da settembre-ottobre, però chi vuole partecipare sa che può cominciare a immaginare i suoi elaborati, perché dovrete, pubblico a casa, dovrete cantare, ma anche ugualmente, con uguali capacità, uguale fantasia, uguale impegno, recitare, creare una scenografia, creare i costumi, creare una regia e quindi interpretare, farsi l'opera a casa, praticamente l'opera fai da te. È divertente ma impegnativo. Sei stata molto brava, hai trovato una chiave, proprio questo dialogo al telefono con il Rodolfo, immaginato nell'altra, sul pianerottolo, ma dall'altra parte di una porta, sei riuscito a fare veramente una regia molto molto giovane, fresca, contemporanea, attualizzata, quindi che ci stava dentro anche la pandemia in qualche modo, ma molto garbata e molto, molto gradevole, cantata. Grazie. Bene, grazie. Allora io saluto a questo punto. Prego. Maria Cristina. Sì, spero che ci grazie. Presto. Restiamo in contatto per il video di post concorso. Ti mando un grandissimo abbraccio, un abbraccio a Remy,
Grazie. Grazie anche a lei, veramente grazie di questa occasione che ci ha dato, proprio di, diciamo, di sogno per qualche giorno, di svago da questo momento, insomma, particolare. Grazie dell'invito, è stato un onore e un piacere parlare con lei, grazie. Un bacione a tutti e noi ci vediamo domani. Adesso vado a vedere chi è libero domani per fare la diretta, sempre alle 18. Apero, opera, con Soi e puntini puntini, domani lo saprete. Baci a tutti, ciao ciao ciao. Ciao, ciao, grazie. Ciao.